Beh ragazzi, il mio Marraffe, oggi siamo qui su Clash Royale. L'episodio non me lo ricordo, come tutti gli altri episodi. Buongiorno Claudio. Buongiorno Valkyria. Buongiorno anche a te Minatore. Buongiorno Mini Pecca. Buongiorno Palla di Fuoco, anche se non sei una persona. Buongiorno anche a te Scarica, che va bene. Buongiorno Scherry. Buongiorno Moschettiere. Oh mio Dio. Regà, se devo salutare Claudio, saluto anche tutti gli altri, perché sennò si offendono. Guardate! E ovviamente, vabbè, oltre a queste casse, che spacchetteremo dopo come al solito, salutiamo il nostro clan, che veramente siamo già in 38. Io, regà, vi ringrazio a tutti, siete veramente troppo mitici. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare oggi in questi bauli. Speriamo almeno in un'epica, dai, una almeno. E poi andremo a provare uno dei vostri deck che potete scrivermelo qui sotto nei commenti. Io lo sceglierò, diciamo. Intanto mi arrivano messaggi e lo proverò nel prossimo episodio. Ovviamente, cosa potremmo trovare anche oggi? Mai niente, mai una gioia in questi bauli. Io ci metto 3000 anni per farli. Voi credete che io ci metta 3 minuti? Invece no, 1128 mortai. Bene, goblin e capanna dei goblin. Sì, vabbè. Regà, è mattina, sono un po' drogato. Per favore, qualcosa di utile. Non il bombarone, nemmeno gli scheletri. Gigante? Oh! Ave Maria, un'epica! Che bello! Barbari! Razzo! Ok, dai. Possiamo trovare un'altra epica? Leggendaria sarebbe meglio, però vabbè, non la troveremo mai. Vero? Vero? Oh mio Dio! L'ultimo baule, gemme, bombarolo, goblin. E la prossima è una rara? Mamma mia, ragazzi, io sono un veggente, so già le carte che ci sono. Sono troppo pro. Che c'è? Allora, vediamo un po' che deck mi avete consigliato. Il deck è quello di Giuseppe Lada. Ti ringrazio moltissimo, Giuseppe. E la metà di queste carte non le ho mai usate. Però potremmo farcela. Cioè, in verità no, perché abbiamo il cavaliere al 3 e ne ho tipo 1080. Ma va bene. Possiamo provarci, possiamo. Oddio, io ho paura. Io salgo fino all'arena 8 e poi me le fate perdere le coppe. Allora, non so assolutamente come si usa questo deck. Però ci posso provare. Cosa li stoppo? Cioè, probabilmente il mio cavaliere morirà in 3 minuti. E infatti... Infatti, che schifo. Però il nostro golem è riuscito ad arrivare. Ho messo una furia totalmente a caso, credo. Però gli abbiamo fatto fuori quasi una torre. Cioè, quasi. Guardate come morirà il mio cavaliere malissimo. Oh mio Dio, quanto fa schifo sto cavaliere. Wow, però lo spirito di fuoco è forte, forte. Oh mio Dio, che mazzo. Perché mi consigliate sti mazzi? Ce la possiamo ancora fare, ce la possiamo fare. Ma che cacchio faccio? Che cosa nella vita dovrei fare? Oh mio Dio, che combo. Però intanto ci stanno arrivando tante di quelle truppe che solo Gesù può vederle. Che cosa ho detto? Che cosa ho detto nella vita? Oddio, guardate quante truppe. Oh mio Dio, c'è il devasto qui. Vai golem, sacrificati per noi. Oddio. Questo deck era forte, sì. Era molto forte. Però dai, l'abbiamo fatto una torre fuori. Non male, non male. Ma sì, usiamo un altro deck. E il prossimo deck è quello di Maria Micallo. Quindi se stai guardando questo video, ti ringrazio un casino. E cosa dire di questo deck? Allora, abbiamo gli arcieri che sono al 4. Non serviranno a un emerito pene. La capanna dei barbari, anche quella... non ne parliamo. E il razzo, che io odio. Allora raga, l'obiettivo di questo episodio è vincere almeno metà partita. Non ce la faremo mai. Perché? Perché io scelgo queste sfide così a caso? Conto solo sul domatore e il mini pecca, perché è l'unica cosa che ci potrà servire. Ecco, poveri miei arcieri. Domatore, dagli un colpo. No. Quegli arcieri ci faranno molto ma molto male. Però chi se ne frega. Wow, il domatore è forte però. Capanna dei goblin. Sì, dei goblin. Wow, ma è indistruttibile la capanna dei barbari. Cioè, io non l'ho mai usata, però è forte. Allora, il razzo non so assolutamente come usarlo. Mettiamo il traghetto qui dietro così a caso. Allora, pensiamo. Cosa potremmo fare? Calmi.
Calmi, non è mai persa questa. Non la perderemo mai. Non fatelo passare. Domatore da questa parte, non so perché. Dagli un colpo, mini pecca. Sì, bravo, mini pecca. Un altro colpo, sì. Madonna quanto amo il mini pecca. Io lo adoro il mini pecca. Raga, se vinciamo con questa, con questo mazzo, siamo, madonna, siamo dei pro. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Però dai, è forte questo deck, non è tanto male. Oh oh, non mi ha beccato i barbari. Però la mia torre credo sia andata giù. Credo, ho questa piccola impressione. Dai dai, domatore, dai. Vai mini pecca, sacrificati per noi. Fallo per noi. 21 di vita. Possiamo puntare. Potremmo puntare alla torre. Ma che cavolo sta succedendo? Mi serve il razzo. Veloce, mi serve il razzo. Oh mio Dio, raga, se non avevo il razzo ero fottuto. Vabbè, lasciate stare che è un po' sprecato. Però va bene. Dettagli. Oh mio Dio, non ce la faremo mai. Mai nella vita ce la faremo. Morite. No, ho sbagliato. Oh, però è servito. È servito a qualcosa. Cioè io in verità non volevo buttare il razzo, però va bene così. Vai domatore, domatore, fai qualcosa. È finita? Dimmi che è finita. Dai partita del cavolo, finisci che tanto la perdevo. Razzo a caso. Wow, pareggiata. Madonna, è stato difficile, molto difficile. Vi ringrazio per tutti i vostri deck. Per questo episodio è tutto. Consigliatemene altri qua sotto nel clan. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo giorno con un prossimo video. Beh ragazzi, beh ragazzi, il mio Raffi, siamo qui su Clash Royale. Questo episodio ragazzi è epico. Non succederà, non so parlare.